Bene, scusate per il ritardo, ma abbiamo finito alle 8:15, molti di voi c'erano l'intervista precedente con padre Sorge, che è andata molto bene, è stata molto interessante e credo sia stata anche un'iniziativa, Dario l'ha detto iniziando il suo intervento prima, un'iniziativa emblematica anche del ruolo che anche Area Democratica deve avere, cioè promuovere un approfondimento su temi che riguardano la costruzione del Partito Democratico, aprire l'interlocuzione con mondi che credo dobbiamo coinvolgere sempre di più nella vicenda politica del Partito Democratico in questa fase. Se siete d'accordo ci organizzeremo così. Io dico due cose velocissime, do la parola a Dario per fare un'introduzione, dopodiché lasciamo uno spazio consistente per gli interventi, dopodiché verso le 11:15 verso le 11 lasciamo a Dario la parola per concludere. Che ora chiude la sala, Matteo? Verso le 11 diamo la parola a Dario per concludere. Io voglio solo mettere due temi all'ordine del giorno, so che Dario comunque toccherà. Il primo, lo dico io perché mi sembra giusto, io penso che la vicenda politica di questi mesi, di queste settimane, ma anche il modo in cui è andata la direzione nazionale e poi l'Assemblea nazionale dimostrino che Area Democratica ha fatto una scelta giusta quando ha deciso in una fase come questa di mettersi in gioco, di considerare l'unità del partito un bene prezioso e di provare a far pesare il proprio pensiero, le proprie proposte dentro la maggioranza che governa il partito. Lo dico perché questo ha consentito oggi un clima assolutamente diverso nel partito e credo che si sia superata anche una fase, la fase peggiore di conflittualità interna, secondo perché credo che si sia chiusa anche grazie ad Ario e all'Area Democratica la fase di una fibrillazione continua in cui si discuteva più di che di alleanze con le sparate giornaliere che di politica, e credo si sia oggi scelta una linea, una strada che in fondo è quella che nell'ultima cortona avevamo indicato, cioè l'idea di fronte a una situazione grave per il paese sapere che oggi la questione prioritaria è mettere in campo una proposta che parli al paese e che guardi sia l'emergenza democratica che rischiamo di avere di fronte, sia rispetto all'emergenza sociale, attorno a questo costruire alleanze, sapendo che però c'è una priorità che oggi è prepararsi ai rischi di un'emergenza democratica che può esserci e che ci deve spingere anche a raccogliere tutte le forze che sono disponibili a evitare che questa deriva populista vada avanti, a mettere insieme queste forze per aprire una fase nuova nel paese, mantenendo ovviamente anche le differenze che ci sono. In questo percorso molti, l'editoriale, ci hanno detto va bene, però Area Democratica rischia in questo modo di apparire come schiacciata e omologata alla maggioranza. Che cosa serve alla Democratica
Io credo che un po' l'abbiamo dimostrato anche oggi, che si sta dimostrando nei seminari che Area Democratica sta organizzando a Roma sui temi caldi della vicenda politica. Credo che si sia dimostrato nel ruolo che abbiamo svolto, per esempio, sulle questioni del lavoro. Però credo che questo sia un tema, e credo che sia un tema che sia utile discutere qui, e che sia uno dei temi su cui Dario interverrà e soprattutto ascolterà, perché questa è una delle riflessioni che ci ha spinto anche a convocare questa riunione. Chiuderei qui, chiuderei subito la parola.